facevano pieno da un po' in casa, ma era una squadra in salute, una squadra con entusiasmo, una squadra che dentro i singoli ha tanta qualità, è una squadra che gioca anche bene a calcio per il livello di questa categoria, quindi sapevamo il tipo di partita che dovevamo fare, sapevamo che dovevamo soffrire tutti insieme cercando di portare comunque la partita nel secondo tempo, e questo a tratti ci stava riuscendo, e sicuramente il gol preso all'inizio di ripresa è quello che comunque ha fatto un po' saltare quelli che erano i piani della squadra, dove nella mezz'ora finale poi avremmo sicuramente tentato di fare qualcosa in più di quello che si era tentato inizialmente, ma sapevamo anche che venire qui in maniera spregiudicata non potevamo permettercelo, quindi sicuramente non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno comunque lottato, hanno dato davvero il 110% per cercare di limitare questa squadra che comunque in questo momento è una squadra superiore a noi. Abbiamo cambiato anche un paio di volte la posizione, più che altro perché non volevamo dare punti di riferimento al Perugia e volevamo che lui sulle preventive del Perugia portasse fuori zona prima Mancini, poi Monaco in campo aperto, perché sappiamo quelle che sono le sue qualità, e quindi se fossimo riusciti a trovarlo con più costanza cercando di allargare i loro due centrali che comunque accettavano la parità numerica, potevamo creare qualche pericolo in più alla difesa del Perugia. Se doveste disputarla di nuovo questa gara, avete le stesse scelte? È un primo tempo molto bottonato, di contenimento, diciamo. E poi appena preso il gol un pochino... Sì, sicuramente, perché ripeto, per venire qui a limitare il Perugia dovevamo fare una partita anche umile, perché gli dico sempre che fare l'allenatore è anche rendersi conto del materiale che si ha a propria disposizione, no? Quindi venire qui a palleggiare in casa del Perugia non sarebbe stata sicuramente, a mio avviso, venire alto a prendere il Perugia, a mio avviso non sarebbe stata una mossa intelligente, quindi siamo costruiti per due obiettivi diversi, noi per la salvezza, loro sicuramente per un campionato quantomeno da playoff, e quindi da parte nostra, ripeto, c'era da fare questo, l'abbiamo fatto, ripeto, a tratti anche comunque senza concedere il primo tempo grandissime occasioni, se non nei primi 7-8 minuti dove loro sono partiti forte, quindi ripeto, poi le occasioni che mi hanno concesso nel finale sono occasioni dettate dal fatto che comunque oramai si cercava il pari con poco equilibrio e anche con una certa inerzia.